C'è anche un po' di Cremona nella storia di Michelangelo Benedetti, carabiniere del re, classe 1923. La notizia di oggi arriva da Roma durante un sopralluogo tecnico per un progetto di studio con la sovrintendenza capitolina. Nei sotterranei di Villa Ada, un gruppo di speleologi ha fatto un ritrovamento inaspettato. Bottoni, un fregio, stellette, monete degli anni 40, la divisa di un regio carabiniere e, dettaglio più rilevante, una targhetta identificativa con inciso proprio il nome di Michelangelo Benedetti. Lorenzo Grassi, coordinatore del Centro Ricerche Speleoarcheologiche di Roma, è riuscito, indizio dopo indizio, a mettere insieme tutti i tasselli della storia di quest'uomo. La vedova, ancora in vita, ha aiutato a risolvere l'enigma. Benedetti era originario del Veronese, in Valpolicella, ed è deceduto nel 1989, a soli 66 anni. Era partito per Roma nel 1942 per svolgere il servizio di leva, poi era stato assegnato al servizio di guardia a protezione della residenza reale di Villa Savoia, dove era entrato in confidenza con il re Vittorio Emanuele III. Giocavano a carte, spesso in coppia, erano imbattibili, raccontano. Ma nell'estate del 1943 i fatti precipitarono. Il 25 luglio Michelangelo fu testimone di un momento cruciale, l'arresto di Mussolini a Villa Savoia. Michelangelo si nascose, probabilmente nei sotterranei di Villa Ada, ma fu catturato dai tedeschi e messo su un treno per la Germania. Poco dopo la stazione di Mantova, però, si fece scaraventare giù dal treno e riuscì a far perdere le sue tracce. Un viaggio rocambolesco che lo riportò al reintegro nei carabinieri nel 1944 a Cremona, città dove resterà per tutta la carriera. E così ora il cerchio della memoria si è finalmente chiuso. Vado a Zonzo, dove il cielo è sempre blu.